La mappa non è il territorio. Vi piacerebbe apprendere perché ognuno vive nella propria realtà psichica soggettiva e spesso è complesso comunicare? Avete mai riflettuto sul perché due persone raccontano il medesimo evento in maniera differente? Come cambierebbero le vostre comunicazioni se poteste capire più profondamente la realtà dell'altro e rappresentare la realtà in modo più chiaro e diretto? In questo articolo parliamo di mappa e territorio, addentrandoci in uno dei concetti più importanti per chi desidera davvero comprendere il proprio interlocutore, mettendosi nei suoi panni e accettando quello che ci sta comunicando, sospendendo qualsiasi giudizio in merito. Il presupposto «la mappa non è il territorio», elaborata da Alfred Korzybski, fondatore della semantica generale, è stato di stimolo e ispirazione per diversi altri studiosi che hanno sviluppato il concetto di comprensione dell'altro attraverso l'analisi di ciò che viene detto e di come viene detto. Fare nostro questo assunto ci può aiutare inoltre, come anticipavamo, a comunicare diversamente, rendendoci più efficaci e permettendoci di sviluppare nuovi strumenti comunicativi. Il concetto di mappa e di territorio è un vero e proprio nuovo paradigma che ha plasmato tutte le teorie più moderne sulla comunicazione e che ancora oggi, nonostante alcuni tentativi mal riusciti di dissacrare questo pilastro, può essere considerato elemento fondante per ogni teoria sulla comunicazione interpersonale che voglia reputarsi seria. Cosa si intende quindi con «la mappa non è il territorio»? Korzybski elaborò questo principio sulla base dell'osservazione di sé e degli altri, affermando che il progresso umano fosse dovuto alla capacità di formare ed usare rappresentazioni simboliche o mappe. Il linguaggio è quindi considerato una mappa della realtà, che ci consente di riassumere o generalizzare le nostre esperienze e di trasmetterle agli altri. Importante quindi è saper distinguere tra la mappa, che è appunto creata da ciascun individuo grazie all'interpretazione della realtà soggettiva, ed il territorio rappresentato, corrispondente alla realtà oggettiva. Pensiamo infatti di raccontare un'esperienza che abbiamo vissuto in compagnia di un'altra persona. Se confrontassimo il nostro racconto con quello dell'altro, ci sarebbe facile notare come le due storie potrebbero differire, sia dal punto di vista dell'utilizzo del lessico e delle costruzioni semantiche, sia per quanto riguarda la percezione di ciò che è accaduto, le emozioni provate, i dettagli notati. Questo accade appunto perché ognuno di noi utilizza differenti strumenti per rappresentare ed interpretare la realtà, costruendo una mappa personale che potrebbe non rappresentare fedelmente il territorio, bensì la nostra interpretazione dello stesso. Da questo concetto, Korzybski affermò quindi anche che non ci sono due persone o situazioni o fasi o processi che siano identici in ogni dettaglio. In base a cosa viene però rielaborata e condivisa la realtà che ci circonda? È stato studiato che le mappe vengono create sulla base di tre processi che permeano fortemente il mondo della comunicazione. Cancellazioni. Quando cancelliamo, stiamo filtrando alcuni aspetti delle nostre esperienze, riducendole e portandole ad una dimensione che siamo convinti di poter più facilmente gestire. Un esempio può essere la frase «ho un problema». Certamente capirete che in tale frase sono cancellate tante informazioni come «che tipo di problema?», «con chi hai questo problema?», «per quale motivo hai questo problema?», oltre alla più potente «come mai pensi sia un problema?», «cosa intendi per problema?». Distorsioni. Sono principalmente invenzioni della nostra mente creativa che osserva le situazioni sulla base dei vissuti e delle esperienze, senza però indagare la realtà e dando quindi un'interpretazione strettamente personale. Un esempio è «so quel che pensi», a cui inevitabilmente si può domandare «come fai a saperlo?», «cosa credi che io pensi?», eccetera. Generalizzazioni. Si tratta di processi tramite i quali si fanno rientrare le nostre esperienze in categorie più ampie che non sono però sempre vere. Un esempio è «nessuno mi capisce», a cui si può rispondere «proprio nessuno nessuno? È mai capitato che ti sei sentito capito?», eccetera. Questi filtri, inoltre, vengono utilizzati inconsciamente da ognuno di noi in base a come percepiamo la realtà e la rielaboriamo. Non a caso la programmazione neurolinguistica si basa proprio sul principio della soggettività, secondo cui ogni individuo elabora i dati ricevuti in modo differente, fornendo un'interpretazione personale. A cosa può servirci quindi comprendere questi concetti? Innanzitutto, ad accettare che ciò che ci viene comunicato non è altro che una mappa, quindi
un'interpretazione personale della realtà, una costruzione basata sulle esperienze e sui vissuti di ciascuno di noi, filtrata da una serie di cancellazioni, distorsioni e generalizzazioni. Inoltre, è fondamentale per stimolarci ad ampliare la nostra mappa personale, con il fine di poter comunicare in modo sempre più chiaro e completo e permettendoci di stimolare processi di cambiamento nell'altro. In un successivo articolo andremo a vedere nel dettaglio come ampliare la mappa del nostro interlocutore tramite l'utilizzo di domande di metamodello linguistico, per comprendere più precisamente come ridurre l'utilizzo di cancellazioni, distorsioni e generalizzazioni, per rendere la comunicazione più diretta e chiara, limitando fraintendimenti ed interpretazioni personali.